È venuto stanotte, ha fatto una strage. Era grosso, nero, è scappato di là. Che ha fatto quella pecora lì? Ci ha mozzicato l'orso. Quando? 3-4 giorni fa. Questa me l'hanno ferita qua e due se l'hanno mangiata. Arriva alla mandra la notte e si prende per forza. Ci stanno i cani, ci baiano, ma i cani hanno paura. C'era uno ci ho sparato pure. Ci ho sparato a fianco, ha fatto 3-4 barzelloni e poi è cascato in un burrone. Ma faceva l'altezza 2 quintali quando l'ho pesato. 2 quintali. L'altezza faceva 2 metri faceva. E come mai gli ha sparato? L'ho sparato perché mi aggrediva le pecore. Ah sì? Ah no. Rincorretelo! Ammazzatelo! Queste sono cose che si verificano spesso. Quattro amici stiamo facendo questa singolare vacanza di attraversare a cavallo il Parco Nazionale d'Abruzzo. Abbiamo visto cose molto belle, ma abbiamo sentito anche delle cose veramente strane. Qui, sentendo la gente del paese, ci dicono che accadono dei fatti molto curiosi, molto strani e anche preoccupanti. Lei, dottor Tassi, che da qualche tempo è stato nominato direttore dell'ente autonomo del Parco Nazionale d'Abruzzo, ci sa spiegare quali sono questi fatti strani? Penso che lei alluda ai danni dell'orso, che rappresentano un fatto abbastanza frequente di questi tempi, perché questo grosso animale che ha molto bisogno di mangiare non trova più alimentazione nei boschi, dato che tutte le risorse a cui attingeva sono distrutte, ma penso che non sia un fatto particolarmente grave. Quest'anno abbiamo trovato anche il modo di assicurare un indennizzo attraverso l'intervento del World Wildlife Fund a tutti quei pastori che hanno perduto qualche pecora a causa dell'orso. Dico, ma scusa, non mi sembra che sia solamente l'orso che faccia dei danni in questo parco. Dico, basta affacciarsi da queste finestre per vedere quello che è successo qua attorno, con la distruzione totale del paesaggio. Queste centinaia di villette, quei due affari là sopra, mi sembra che siano queste i veri grossi guai, i veri grossi danni che si fanno a questo parco. Certamente, questo qui è uno dei fatti più gravi e sono cose assolutamente inconcepibili per un naturalista e anche per qualsiasi straniero che venga qui pensando di incontrare un santuario della natura, cioè una zona assolutamente protetta rigorosamente da ogni intervento umano distruttivo. Oltre ai tagli, diciamo così, che ha visto lei, probabilmente quei tagli che i comuni effettuano per permettere alle popolazioni di riscaldarsi, ancora più gravi sono i tagli abusivi che sono stati effettuati, per esempio per costruire delle piste da sci. Già, ma scusa, per le piste da sci basta dire che hanno tagliato più di 30.000 pianticelle di faggio e 7.000 piante adulte, poi con quel sistema che tu sai benissimo. Esatto, certo. Infatti ho sentito dire che per camuffare un po' questo abuso usano cospargere sul ceppo dell'albero abbattuto dell'olio o del catrame. In modo che sembrino dei tagli fatti di vecchia data, sì. Ma per fortuna la cosa è stata scoperta e adesso è nelle mani dell'autorità giudiziaria. C'è da sperare che ci sia una sentenza esemplare che perlomeno possa dissuadere dal ripetere queste cose in avvenire. Comunque altri alberi, per esempio, sono stati tagliati per costruire strade. Basti pensare che ci sono più di 200 km di strade dentro il Parco Nazionale che possono essere percorse dall'automobilista senza scendere dalla sua automobile. E naturalmente tutto questo porta a un disturbo notevole a un ambiente che dovrebbe essere quanto più possibile silenzioso, tranquillo, protetto per la riproduzione degli animali. Quindi lei un parco chiuso, non visitato da nessuno, no, non è lontano, recintato. Qui la gente invece no, non si tratta di metterla. Che l'incremento turistico possa portare un po' di denaro, un po' di ricchezza a queste zone che sono molto povere, sono tra le più povere. Secondo me le due cose si potrebbero conciliare. È certo che andando verso il turismo, nella maniera in cui ci si va oggi, cioè costruendo dei palazzi che sono degni della periferia della peggiore e più squallida città, non si incoraggia certamente il turismo. Il turismo si potrebbe incoraggiare certamente offrendo delle possibilità ricettive, queste che oggi non si offrono perché fra l'altro si prevedono soltanto residenze private, siano essi appartamenti in grossi palazzi o villini, ma anche e soprattutto conservando quella che è la vera ragione d'essere e l'essenza del turismo, e cioè una natura per quanto possibile intatta, una fauna che in fondo non si ha occasione di vedere molto spesso in tutta l'Europa. Noi abbiamo i grossi carnivori, qui abbiamo il lupo, l'orso.
Dico, basta pensare poi che i parchi nazionali all'estero sono delle enormi fonti di turismo. Sono una miniera di denaro. Non sono fatti così per tutelare l'orso o il camoscio, ma per portare denaro, soldi, uno sviluppo economico reale alle popolazioni. Quindi lei pensa ad un turismo che consideri il parco come una cosa propria e che ci si avvicina con rispetto? Certo, il quale turismo potrà naturalmente visitare il parco, penetrare in certe zone, ma dovrà farlo sempre in funzione della conservazione di queste zone, non dicendo soltanto, che bella questa zona, mi ci voglio costruire una casa. Al momento stesso in cui la casa è costruita, la zona quindi non è più bella. Visitarlo a piedi o a cavallo come facciamo noi? Come si fa del resto anche nei parchi stranieri. Non è vero che non ci siano persone desiderose di questo. Io ho moltissime richieste, per esempio, di conoscere quali sono gli itinerari pedonali da percorrere nel parco d'Abruzzo, ma non posso neppure pensare di indirizzare dei turisti su una montagna dove incontreranno una fila enorme di automobili, turisti disordinati che lasciano rifiuti in ogni dove, che accendono fuochi, che incidono con il coltellino la corteccia dell'albero per scrivere il loro nome, insomma tutto quel tipo di turismo deteriore. Ma l'orso c'è ancora qui? Se, certamente ce ne sono, ma purtroppo ce ne sono di più al di fuori del parco che all'interno, perché i confini del parco d'Abruzzo sono assurdi, è impossibile costringere un animale come l'orso, il quale deve viaggiare parecchio per trovare da mangiare, a restare sempre all'interno di un territorio così mal delineato. Ma adesso noi per vedere l'orso che itinerario dovremmo fare? Beh, io credo che dovreste... Ma noi vogliamo vederlo e al massimo fotografarlo, non per cacciarlo. Noi in genere teniamo abbastanza riservati i punti dove lo si può vedere. Comunque possiamo farvi accompagnare da qualche guardia del parco. Ecco, ci sveli un po' questo. Sì, nei punti, in qualche valle dove l'orso compare più di frequente, potrete, se avete fortuna, naturalmente la cosa non è garantita, riuscire anche a vederlo e a fotografarlo. La cosa è più facile soprattutto nella primavera e nell'autunno. D'estate è più difficile, dato che il folto della vegetazione gli offre dei nascondigli molto molto, molto comodi. Comunque sono 60, se ti interessano, gli orsi sono 60. Per quanto l'abbiamo cercato, l'orso non siamo riusciti a trovarlo. Ne abbiamo visto qualcuno, ma era in bronzo, sulle fontane o disegnato sugli emblemi turistici di Pescasseroli. Comunque l'orso c'è, almeno così dicono. Per trovarlo occorre molta pazienza, molto tempo. Basterebbe passare una settimana in uno stazzo con i pastori e prima o poi questo scontroso personaggio sicuramente si farà vivo. Ma tu quando hai cominciato a venire qui? Io 10 anni fa. Non conoscevo assolutamente l'Abruzzo, ma immaginavo che fosse una regione da visitare a piedi o a cavallo. Infatti è stato così. Ormai sono 10 anni e sono sempre tornato qua a passare le mie vacanze. Ma capisco perché vieni tu qui, sei un appassionato di equitazione, ma Fabbrini, che è un architetto, lui è uno studente universitario, perché non vanno nei posti dove vanno tutti? Il motivo principale è perché noi amiamo molto i cavalli e il cavallo in campagna, nel suo ambiente naturale, e poi per evadere dal traffico cittadino, da tutto quello che è la vita in città, capisci? Ma non è un po' uno snobismo questo del cavallo? No, assolutamente, perché se volessi fare lo snob andrei in qualche maneggio noto a farmi vedere dalle figlie di papà. Se volessi suggerire a qualcuno di ripetere il nostro itinerario, che cosa si potrebbe consigliare? Non so, per esempio, sarebbe necessario andare a cavallo molto bene. Un allenamento ci vuole, ma si può anche acquistare in pochi giorni. D'altra parte, sai, andare a cavallo non vuol dire montare dalla mattina alla sera, si fa tante volte anche cavallo a mano per appunto farlo riposare un po'. Poi la difficoltà dei percorsi, si possono fare da 40, 60, 80, 90 chilometri, ma a volte se ne fanno anche 10 o 12 in montagna, non di più. E poi l'equipaggiamento per un giorno di marcia è molto semplice, sta tutto nella tasca della sella, invece per una passeggiata, un viaggio di 3-4 giorni occorrono tende, occorre vettovagliamento, tutto il resto. Questi camusci meritano di vivere. Sono riusciti a sopravvivere ai continui attentati, in un habitat che per loro si fa sempre più ristretto e difficile. Come si chiama lei? Moreto.
Loreto, e che fa in giro qui per il parco? E raccoglie le erbe medicinali. Lei è la prima persona che incontriamo dopo 3 giorni che andiamo in giro per il parco? Sì, perché mandengo per il basso. Per il basso? Così, ma qui siamo basso. Piuttosto in alto. No, in basso perché le alture ci stanno anche le vette qui. Vanno per sì, le vette. Ma qui siamo anche vicini alla zona dei camusci. Bene, ho capito. Ma senta, i camusci stanno più alti di noi, stanno. Ma è vero che c'è gente che va a ammazzare i camusci? E come ci stanno? I bracconieri. Ma da dove? Qui da Pescasseroli? Ma saranno tutti i paesi del parco, si dice. Senta, quanto rende un orso ammazzato? È un orso, per sentire i vecchi che raccontano, questi vecchi pastori, potrebbe valere anche 500 euro una pelle dell'orso. La pelle dei vecchi, i vecchietti che raccontano anche le cose di prima, eh. 500.000 una pelle d'orso. E un camoscio quanto rende? Un camoscio potrebbe essere 100.000 euro se uno lo porta a un bar oppure ci fa un invito così di stile, non so come dovrebbe fare. Insomma, con un camoscio si può fare anche 100.000 lire. Sì, sì. Senta, c'è molta gente che ammazza gli orsi e i camosci. Beh, la gente non sarà mica morta, era qualcuno forse. Quanti sono questi bracconieri? Lei li conosce? No, io li conosco così, ma non li conosco veramente. Su coraggio, io non le chiedo i nomi. No, no, ho capito. Quanti ne conosce lei? Ci saranno pure a Pescasseroli, 3 o 4 bracconieri, gli stessi cacciatori forse faranno lo stesso. 3 o 4 soltanto a Pescasseroli. Ma quelli là non e vanno ognuno di questi quanti animali ammazza in un anno? Beh, questi veramente ammazzano gli animali piccoli, più sa. Cioè i camusci quando sono piccoli? No, i camusci non ci stanno noi al Pescasseroli, i camusci sono pochi, i camusci stanno qui. Stanno da questa parte. Da questa parte c'è il Villetta Barria che frequenta questa zona. Ma ogni anno, secondo lei, quanti camusci e quanti orsi vengono ammazzati? Veramente non si può cifrare la faccenda, ma si capita sempre, specie i caprioli che sono più adattabili, che dice, sì. Le mangiano, non so, qua centinaia sempre li piglieranno forse. Qualche centinaio? Li piglieranno sì. Di camusci? Sì che li piglieranno. Come e di orsi? Ma di orsi sì, è poco mangiabile, ma siccome la pelle dice che vale, dicono raccontano questi vecchietti, sì. Lo prendiamo per l'orsi più pochi. Perché sono tutti durante i tedeschi, sono più pochi, sono tutti alle varama. Non ce ne stanno quasi. Ci stanno, più. Ma sono tutti allievi di pochi anni. Sono tutti cuccioli, sono piccoli. No, c'erano 7-8 anni, poi c'era pure qualcuno che ha 20 anni dopo la guerra. Prima c'erano gli orsi che avevano 50 anni, ci stavano. Proprio orsi che hanno fatto la vita nelle montagne e stanno vicino ai stazzi, là dove stanno le pecore a dormire. Adesso di orsi così vecchi non ce ne sono. No, così vecchi non sono più. Comunque il parco c'è ancora, con tutte le sorprese che può riservare a chi vuole trascorrere parte del proprio tempo libero in un autentico rapporto con la natura. Ma quanto durerà?